E benvenuti o bentornati al settimanalito, il settimanale di El Mercato. Ragazzi, oggi questa settimana un settimanalito un pochino diverso, è un settimanalito in cui andiamo a parlare di un argomento, secondo me, di attualità, un argomento molto importante, un argomento che praticamente ha avuto un'escalation soprattutto negli ultimi anni e che quindi mi piacerebbe discutere con voi e spero, e quindi vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace, un commento per farmi sapere la vostra e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Quindi partiamo con il video e piccola premessa da fare: questo video non è un video risposta, non è un video attacco, perché questo video è stato costruito su uno spunto, e lo spunto è stato un commento che ho ricevuto nel settimanalito di domenica scorsa sul mio aspetto esteriore, e quindi ci ho voluto costruire il video sull'argomento e non sul commento. Quindi non è un attacco alla persona, non è un attacco al commento, è solo un mio pensiero personale su quello che appunto credo io. Quindi se volete il commento, giusto per sapere in toto di cosa stiamo parlando, lo potete trovare tranquillamente sotto al video del settimanalito di domenica scorsa. C'è anche la mia risposta scritta a quel commento, ma oggi parliamo dell'argomento in generale. Allora, l'attacco è arrivato alla mia persona personalmente su quello che sono io e non sul canale. Avrei preferito magari un consiglio o una critica costruttiva sul canale, quello sì, ma un commento sulla mia persona non lo accetto, ma non perché mi dia fastidio, non perché mi senta offeso, non perché mi sento attaccato o in difetto, ma perché sinceramente non mi interessa. E l'argomento di cui si parlava su quel commento era la mia barba, perché così lunga sembra incurata, sembra sporca, e quindi di conseguenza, siccome io sto mettendo la mia immagine su internet, avrei dovuto tagliarla ed essere più presentabile. Secondo lui sarebbe stato più presentabile, però nel senso, io non sto facendo nulla di male, non sto commettendo un reato, sto solo dando sfogo a un mio sfizio, a un mio piacere personale, che è quello di avere la barba lunga, perché per un certo periodo della mia vita, nonostante io continuassi a radere la barba, a fare questo, a fare quell'altro, ed ero anche in una situazione sentimentale un pochino particolare che mi impediva di crescere la barba, quindi anche dovuta un po' allo stress di questa cosa, la mia barba non cresceva in modo non cresceva bene, ecco, insomma, non che adesso sia perfetta, nel senso, perché qui, come potete vedere, e lo faccio vedere tranquillamente, come potete vedere qui cresce, qui non cresce, qui non cresce, qui cresce, qua sotto non cresce, qua sotto non cresce, qua non cresce, è tutta diversa. E poi se io faccio così, qua ho un bel buchetto in cui la barba non cresce, ma non me ne frega niente, perché prima era anche peggio, e adesso avercela così mi piace, perché prima non potevo farlo crescere, non potevo farla crescere, non ho avuto nessun problema di salute, non ho dovuto seguire cure, quindi non c'entra niente con questa cosa. Ma nel senso, ci sarà pure qualcuno che magari la barba o i capelli o i peli sul corpo non li ha potuti far crescere, perché o non li può tuttora far crescere perché ha un problema di salute o un qualsiasi altro problema. Quindi magari superato quel problema, arrivato al 100% della cura, adesso si sta crescendo quei capelli, si sta crescendo quella barba, si fa crescere un pochino i peli su tutto il corpo perché gli piace vederli, dopo tanto tempo che magari voleva vederseli sopra e non poteva. Quindi la gente vi critica, vi attaccherà sempre su quello che siete esteriormente, senza sapere la vostra storia, senza sapere nulla di voi. Ed è per questo che io dico: fregatevene di tutto quello che vi si dice addosso sulla vostra persona esteriore. Io accetterei un commento o una critica o un qualsiasi altra cosa su me,
ma che riguarda il mio essere interiore, nel senso, se io mi comporto sempre in un certo modo e una persona dà fastidio e mi viene a dire ma perché ti comporti così, invece che farlo in questo modo potresti essere anche un pochino più gentile, anche un pochino più, avere un pochino più di riguardo verso quell'altra persona, quello sì, l'avrei accettato, perché magari mi fa pensare, mi fa dire oh cazzo, però c'ha ragione. Sembra un pochino rude se magari mi comporto così, quindi potrei anche comportarmi meglio, quello sì, quello sì, quello l'avrei accettato. Ma un commento sulla mia barba, quando io poi personalmente la curo, quindi non è incurata la mia barba, sì, potrà essere colta in maniera molto variegata, diciamo, chiamiamola così, non è tagliata perfettamente, ma a me piace così. La barba la curo, faccio lo shampoo, e non quello per i capelli ma quello per la barba, il balsamo, non quello per i capelli ma quello per la barba, ci metto gli oli, la pettino, la spazzolo ogni giorno, quindi non mi puoi venire a dire che è incurata, è curatissima la mia barba, perché so che se io la cresco e non la curo, la barba facilmente si sporca, la barba facilmente trattiene acari, la barba facilmente trattiene qualsiasi cosa, e quindi sì, può essere sporca, ma se io la curo perfettamente, tu non sai niente di quello che faccio io, tu vedi solo quello qui, tu vedi solo questo, un riquadro con una persona che parla per 10 minuti, per mezz'ora, per un'ora, ma poi io ho altre 23 ore nella mia giornata in cui io non sto davanti a una telecamera, in cui io non parlo, in cui tu non mi vedi, quindi non sai cosa faccio nel restante tempo, oltre al video che sto registrando, non sapete nulla. Ma come non lo sa lui, non lo sanno neanche gli altri, non lo sapete neanche voi che mi state guardando, è impossibile che voi lo sappiate, a meno che non siate uno stalker e adesso mi state guardando da dietro la finestra. Ok, non c'è nessuno, però scherzi a parte, quello che voglio dire è che siate volete apparire in quel determinato modo, vi piace vestire appariscenti, vi piace vestire col verde fosforescente i pantaloni rosa fluo, vestitevi così, se vi piace, se è così che volete essere. Ovviamente ci sono situazioni e situazioni, ovviamente ad un colloquio di lavoro importante non mi presenterei con la camicia verde fosforescente e il pantalone rosa fluo, ovviamente, però se state andando in giro perché vi volete fare una passeggiata in piazza, qualsiasi, state andando al supermercato, qualsiasi cosa, e vi va di vestirvi in quel determinato modo, vestitelo, non state facendo niente di male, state solo compiacendo voi stessi, state compiacendo voi stessi. Agli altri sì, può dar fastidio vedere una persona vestita in un certo modo, ma saranno problemi suoi, non sono di certo problemi vostri. Se vi vestite così, se avete il capello lungo, se avete i dread, se avete le treccine, se siete pelati, se avete la barba lunga, se avete le treccine alla barba, se avete la barba corta, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega. Nel momento in cui andate oltre con il rispetto, andate oltre alla libertà, ostruite la libertà altrui, nel momento in cui state commettendo un qualcosa di illecito, allora sì, dovete preoccuparvi. Ma finché state facendo qualcosa che compiace voi personalmente, perché vi fa sentire bene essere in quel modo, se voi vi alzate la mattina e mettendovi un vestito ordinario come si vestono tutti non vi fa stare bene, vi fa anzi alzare la mattina e dire madonna, anche stamattina mi devo alzare per andare al lavoro, anche stamattina mi devo alzare perché devo correre, perché sennò la vita non va avanti, perché bisogna comunque portarsi a casa il pane, non va bene. Ma se vi alzate la mattina e vestendovi come vi pare a voi, vi alzate la mattina con il sorriso e dite ah, anche oggi che bello, vado al lavoro col sorriso e vado al supermercato proprio correndo così spensierato con i fiori che mi escono dal buco del scusate, mi sono lasciato un pochino andare. Ma fatelo, vestitemi come cazzo vi pare,
Siate come cazzo vi pare, l'importante è essere curati sempre, ovviamente, ma soprattutto cercate di curare questa, e non nel senso di andare a Villa Verde dove ci stanno, dove fanno, c'è la casa di cura per i pazzi, ma cercate di essere, di sviluppare, anzi, soprattutto la vostra mente, il vostro cervello, il vostro intelletto, acculturatevi, fate quello che vi piace, perché tanto la vostra vita è vostra e i commenti degli altri sono nulla.